Dopo la netta vittoria di tre giorni fa su Frosinone per 3-0, il Crotone sbanca anche il Menti, battendo con un gol per tempo il Vicenza. I rossoblù mettono una seria ipoteca sulla salvezza e Lerda ancora una volta azzecca tutte le mosse e la sua squadra gioca bene. Tra infortuni e squalifiche, Maran deve ridisegnare la difesa, mentre Lerda può contare sul rientro di Morleo e Beati, ma deve rinunciare a Gabbionetta. La squadra di casa parte subito forte. Al quinto, Madonna va via sulla destra, elude l'intervento in scivolata dell'avversario e calcia verso la porta, ma Concetti respinge bene. I biancorossi continuano ad attaccare, collezionando ben 7 calci d'angolo nei primi 20 minuti, ma il Crotone controlla l'offensiva veneta senza problemi, cercando di sperare il colpo in ripartenza. Cutolo mette in aria per Ginestra, che sbaglia l'aggancio e fallisce il possibile vantaggio per i suoi. Allora ci riprova il Vicenza, con il solito Madonna, bel tiro, ma Concetti sempre attento e con un gran balzo devia in angolo. Il Crotone prende in mano la gara e sul finale della prima frazione accende la freccia del sorpasso. Cutolo parte dalla destra, disorienta il difensore con una serie di punte e poi calcia in porta pescando il giorno, portando in vantaggio la sua squadra, che va a riposo sull'1-0. Nella ripresa gli uomini di Maran cercano subito con sgrigna di rientrare in partita, ma Concetti risponde sempre alla grande. Lerda capisce tutto e inserisce un centrocampista di contenimento, per Pepini, per uno dei tre trequartisti, Mazzarani, contenendo così l'attacco dei padroni di casa. Maran invece inserisce la terza punta, Margiotta, e tenta il tutto per tutto. Al 32esimo la partita potrebbe cambiare in negativo per i pitagorici, infatti Bonvissuto, da poco in campo per Ginestra, si fa espellere per proteste e lascia il Crotone in 10. Ma i veneti non riescono ad approfittare dell'uomo in più e i rossoblù sono bravi a chiudere tutti gli spazi, riuscendo addirittura a raddoppiare con Zito, rientrato dopo l'infortunio subito nel girone di andata, che in contropiede stende la difesa vicentina e trafigge Fortini in uscita, mettendo al sicuro la vittoria. La squadra di Lerda con questi tre punti sale a 41 punti, raggiungendo la posizione di metà classifica, e sabato all'uscita arriverà la Salernitana, ormai già condannata alla prima divisione, ma gara da non sottovalutare.